Ecco, prego gli amici che stanno ancora arrivando di unirsi a noi, che cominciamo la nostra serata. Penso che tutti abbiate potuto ammirare in questi minuti di pausa conviviale o anche di attesa questo bellissimo luogo che siamo molto lieti di essere riusciti a offrire a tutti voi grazie a Idea Fimit, Gruppo Atlantic, che gestisce questo luogo e questa sala anche per conto dell'ENI, vedendo questo grande mosaico di Mario Sironi, uno dei più grandi artisti del nostro Novecento. L'abbiamo cercata questa occasione perché l'avevamo intravista grazie anche al FAI che apre ogni tanto la sala, che peraltro è destinata ad eventi a richiesta e rappresenta appunto l'Italia. Pensate che è circa del 35-36 e viene esposta nel 37, mi ricordava il critico d'arte Elena Pontigia, una delle più grandi esperte di Sironi, che è qui con noi stasera, nel 37 a Parigi insieme a Guernica di Picasso. E viene trasportato così, perché è fatto a pannelli e 700 non so quanti chili, professoressa, 700.000 tessere trasportate a Parigi ed esposte, ed è qui da sempre in Milano. Ecco, l'Italia e l'America, l'autunno americano, siamo anche nella stagione finale dell'autunno che si è aperto a Milano, questo evento diffuso voluto dal Comune di Milano che ha trovato con noi del Centro Culturale di Milano e con Admira una buonissima coincidenza, avendo pensato noi a questa mostra e stasera a questo bellissimo film dedicato alla figura di Louis Hine. Vorremmo proprio concentrarci sulla figura di quest'uomo, sono gli uomini che fanno in qualche modo il tempo in cui vivono e che fanno la storia, la fanno non attraverso una prepotenza, ma attraverso il loro essere, il loro esistere, quindi una potenza di loro stessi, e in Hine certamente questo ha avuto in quei due strumenti, quello dell'educazione, dell'insegnamento e quello della fotografia, due elementi espressivi decisivi che si uniscono molto nella sua arte, nella sua indagine. Sono strettamente uniti l'aspetto, diciamo, analitico di racconto della vita del suo tempo, dell'uomo del suo tempo, e quello di quello sguardo unitario, profondo, che punta al mistero della persona, che è quello dell'arte. Forse è il precursore anche del fotoreportage, per i rischi anche che correva, per la vastità anche delle terre che ha arato attraverso varie commissioni, ma molti suoi desideri. E questa sera appunto è una evening for Hine, insomma, per una persona così. E vedendo le immagini esposte in via Zebedia, la bellissima mostra curata da Enrica Viganò, potrete senz'altro anche vedere questa forza attraverso queste carte originali del 5, del 12, del 20, del 25 che siamo riusciti a portare grazie all'amicizia con la famiglia Rosenblum, che sarà anche qui, diciamo, protagonista in assenza ma dentro il film, perché Walter Rosenblum, un grande fotografo con cui abbiamo iniziato anche la serie di esposizioni al Centro Culturale di Milano, è stato il grande protagonista della Photo League, ma anche, diciamo, il punto di contatto con questo padre della fotografia sociale, Louis Hine, e ha ricevuto, oltre che i suggerimenti e lo spirito, anche tantissime opere che fanno parte di questo archivio privato che siamo riusciti in parte a esporre. Questa sera facciamo due parole di conversazione con due carissimi miei ospiti che ringrazio. Vado a presentare in ordine, diciamo, di cavalierato, Manuela Fugenzi, che viene da Roma, che ci introdurrà proprio alla visione del film. Lei è giornalista, foto editor, critica cinematografica, insegna all'Università di Roma 3 a Roma e rappresenta per l'archivio Rosenblum e per Nina Rosenblum, che è questa regista che insieme a Daniel Allentak ha fatto questo film. Rappresenta in Italia la loro esperienza, rappresenta tutto il lavoro della Daedalus Production. E poi Marco Bardazzi, che viene da Torino ed è caporedattore centrale della Stampa. E perché
un giornalista, siamo appunto, l'abbiamo voluto, Palazzo dell'Informazione, perché l'arte di Heine è legata anche a questo, e lui è un italoamericano, no, soprattutto è un bravissimo giornalista che fa un giornalismo attraverso i fatti ancora, attraverso le storie. E infatti ha fatto anche dei libri molto interessanti, dedicati ad esempio alla storia di Lindbergh e al famoso rapimento del figlio, che aveva titolo La scala spezzata, L'America che non ti hanno mai detto, o Sotto il cielo d'America della Burr, storie americane. Lui è stato per l'ANSA corrispondente dall'America per circa 10 anni, se non sbaglio, e ha seguito anche tutte le elezioni americane del 2000, 2004, 2008 e anche le fasi, diciamo, belliche di reazione anche dell'America in Afghanistan, in Iraq, attraverso il Central Committee di Doha, dove appunto ha seguito quelle operazioni. Ha fondato il Centro Culturale Crossroads, che è sostanzialmente un cugino esteso in varie città americane del Centro Culturale di Milano, e per questo chiediamo a lui, lo chiamo, così io do subito a lui la parola, di introdurci a questa figura di Heine, al tema del lavoro, al tema delle persone, cercando di trovare un punto unitario tra una tradizione certamente di anni lontani, anche se è il secolo su cui poggiamo tutto noi stessi, con i suoi pregi, i suoi difetti, e anche però il tema del lavoro oggi, dell'America di oggi. Sono reduci, lui è il direttore della Stampa, che firma un bellissimo saggio del nostro catalogo dedicato a Heine, da un viaggio nella parte opposta a New York, dove appunto stanno pensando al futuro di questa grande macchina che è internet, che è il digitale, che è tutto questo metodo comunicativo che sta per nulla, diciamo, in una fase intermedia, ma ancora marciando moltissimo. Grazie Marco, lo salutiamo e a te la parola. Grazie, buonasera. Per me questo è un po' anche un ritorno a casa, perché ho lavorato 2 anni a qualche piano qui sotto all'ANSA a Milano qualche tempo fa, prima di andare negli Stati Uniti. Questa sala ci si veniva di rado, purtroppo, perché in realtà è un posto bellissimo, e quindi sono contento che riusciamo stasera a raccontare l'America da qua. E in quel viaggio di cui parlava Camillo, che abbiamo fatto pochi giorni fa, sono tornato una settimana fa, in realtà sono poi passato anche da New York, perché non poteva mancare New York, e ci serviva anche per andare a cercare un po' di storia di innovazione, che è la cosa che stiamo cercando di fare e di scoprire nel mio lavoro. Io faccio giornalista. Atterrando a New York 10 giorni fa, mancavo da un anno e mezzo circa dalla città, sono atterrato a Newark e sono arrivato, quindi, per chi di voi conosce New York, dalla parte del New Jersey. Ho visto in lontananza la figura familiare dell'Empire State Building, che Lewis Heine ci ha così potentemente raccontato, e che le sue immagini sono un'icona in America, e questo poi lo vedremo ancora meglio. Poi ho spostato lo sguardo e ho visto a sud dell'isola una cosa che non mi ricordavo. All'improvviso c'era un altro gigantesco grattacielo, che è la Freedom Tower, che l'ultima volta che ero stato a New York era diversi piani più basso, adesso l'hanno finito. E lo skyline era di nuovo diverso. Erano passati un anno e mezzo dall'ultima volta che ero stato là, ma New York è in continua evoluzione. E New York è il simbolo di questa America che continuamente ti sorprende. La Freedom Tower è il simbolo di una ricostruzione avvenuta in un luogo dove l'America era finita in ginocchio nel 2001. Io ero lì a New York l'11 settembre e ricordo bene che cosa è scomparso in quel luogo, e mi ha sorpreso tantissimo vedere che cosa è risorto in quel luogo. E mi immaginavo dal New Jersey che cosa deve essere stato negli anni 30 per chi stava a Hoboken, a Jersey City, dall'altra parte del fiume, vedere sorgere l'Empire State Building. Che tipo di
di impressione, di messaggio, di sorpresa anche nel veder crescere un grattacielo che ancora oggi a New York sta in una posizione abbastanza isolata dal resto dei grattacieli. Questi sono i grattacieli di Midtown, sono quelli di Downtown, l'Empire è ancora abbastanza solo al centro dell'isola di Manhattan. E mi immaginavo anche la sorpresa, la curiosità con cui chi stava sotto in strada vedeva crescere questo colosso, come è capitato anche a me nei giorni scorsi. Quando vado a New York non riesco a non passare sotto l'Empire State Building almeno una volta, immaginarsi che cosa succedeva lassù e poi scoprirlo all'improvviso grazie alle foto di Lewis Hine, che d'improvviso portò a tutti una prospettiva diversa di quello che stava crescendo, una prospettiva che non si poteva vedere dal New Jersey, non si poteva vedere da Brooklyn e non si poteva vedere da sotto. Era la prospettiva di chi lavorava lassù in alto. Ecco, io non posso non sorprendermi ogni volta che arrivo a Manhattan nel vedere l'Empire, il Chrysler, due grattacieli che vengono tirati su in un momento di della grande depressione, nel pieno di un momento di crisi per l'America. E ogni volta mi chiedo, ma perché? Cioè, ma cos'è che li ha spinti a fare un'opera, a fare due opere simili, perché sono contemporanee, in un momento di difficoltà, in un momento in cui in realtà dovresti pensare forse a difenderti, a raccogliere le forze, non a lanciarti verso l'alto. E ci sono stati studi su questo, ci sono tante discussioni, tante interpretazioni. È chiaro che costruire l'Empire State Building in quel momento offriva anche un gran numero di posti di lavoro, però non mi basta come risposta, c'è qualcosa di più che credo vada proprio al cuore, all'essenza dello spirito americano che Lewis Hine coglie come pochi altri, ed è per questo che le sue foto ci colpiscono così potentemente, così tanti anni dopo. Ed è la capacità di riuscire a individuare alcuni aspetti fondamentali dell'essere americano e della realtà degli Stati Uniti. Uno di questi aspetti è quello che poi in politica gli americani riassumono con una frase che dice «When in trouble, go big». Quando sei nei guai, fai qualcosa di grosso. Ecco, sicuramente l'Empire State Building risponde a quel criterio. Siamo nei guai, facciamo qualcosa di enorme. Tiriamo su l'Empire e il Chrysler, rilanciamo ancora di più la sfida. Questo si vede ancora oggi, e questo appunto è uno degli aspetti che colpiscono e che credo rimangano e che sono moderni di Hine. Si vede ancora oggi nella sua capacità, lui è riuscito a cogliere questo aspetto del when in trouble go big, l'aspetto dell'immigrazione, delle grande mix di realtà, di etnie che a quest'opera hanno partecipato e che hanno partecipato con un metodo sorprendente, facendo gioco di squadra, con un affiatamento incredibile al punto di aver tirato su un grattacielo a tempo di record per quei tempi, probabilmente a tempo di record anche per oggi. E colpisce poi anche come abbia catturato in quegli anni anche tutto ciò che nasce dal punto di vista delle disparità, dei problemi che sorgono anche da questo approccio rispetto alla realtà. E quindi la fotografia sociale, il racconto della povertà degli immigrati, dei bambini in particolare, dello sfruttamento, tutto ciò che ci fa sempre così, a volte sorprendere di fronte a un'America di eccessi, eccessi da una parte, eccessi anche dall'altra. Ecco, io questi eccessi li rivedo ancora oggi, credo che Hine li abbia catturati potentemente allora e ce li tramandi ancora, e per esempio li ho visti ancora in azione pochi giorni fa, sempre in questo viaggio sull'altra costa degli Stati Uniti. Siamo di nuovo in una situazione di profonda crisi economica, l'America sta vivendo la situazione della peggior crisi dai tempi della depressione, eppure se uno gira la Silicon Valley, San Francisco, si accorge come in questi anni si sia rilanciato all'insegna del when in trouble go big ancora di più. Si scopre
come stia esplodendo, già esploso, ma stia esplodendo sempre di più il mondo delle società digitali. Avete visto 10 giorni fa la quotazione in borsa di Twitter, una società che non fa profitti, valutata 25 miliardi di dollari in borsa. Io sono entrato in un palazzo di San Francisco dove la scena che mi si è presentata davanti, in un ufficio al quarto piano, gigantesco open space, era questa. In un angolo 5 ragazzi che giocavano a una PlayStation su uno schermo a parete gigantesco. In un altro angolo 4 ragazze che ballavano al ritmo di musica altissima alle 7 di sera e facevano una dance. Tantissimi altri 20enni che mangiavano in un bellissimo ristorante, sempre in questo open space, dove cuochi preparavano cibi con carne fresca, pesce fresco, con grande caos e risate, mentre nello stesso tempo, nello stesso open space, tanti altri ragazzi in piedi di fronte agli Apple di ultima generazione stavano facendo codice al computer. 300 persone, questi qua sono quelli che fanno una società che alcuni di voi forse conoscono, che si chiama Dropbox, che è un sito internet che, guardarlo, ha dei disegnini molto semplici, 300 ragazzi dietro, ha 200 milioni di utenti, viene stimato 8 miliardi di dollari di valore in America in questo momento quando andrà in borsa, lo stipendio di ingresso per l'ultimo degli arrivati è 125 mila dollari netti più l'assicurazione sanitaria, benefit e tutto. Tutto questo sta creando nuove disparità, sta creando ovviamente grandi opportunità, ma sta creando per esempio una guerra a San Francisco tra i sostenitori della vecchia città, bohème, della libreria di Ferlinghetti, di un certo modo di vivere San Francisco, e questi giovani ragazzi sempre più ricchi che la mattina vengono presi dagli autobus di Google per portarli a lavorare col wifi mentre sono in autobus, che stanno facendo alzare il prezzo delle case. Ecco, la disparità americana ci può piacere o non piacere, possiamo giudicarla come vogliamo, però si sta riproponendo oggi come si proponeva ai tempi di Hein. Quello che oggi manca, e concludo su questo, a mio avviso, quello che rischiamo di non avere rispetto agli anni 30 è chi riesce a documentare questi fenomeni con quella capacità. Perché oggi siamo pieni di testimoni, che siamo noi stessi, ognuno di noi oggi è testimone di quello che vede con lo smartphone, con il tablet, con la marea di immagini che facciamo, condividiamo e diffondiamo sulla rete. Ci mancano i testimoni esperti, o rischiamo di perderli. Ci mancano quei testimoni che riescono a mettere un qualcosa di più dentro la testimonianza che ciascuno di noi può fare, per darci gli strumenti per giudicare fino in fondo cosa sono questi fenomeni che stiamo vivendo. Ecco, io avrei avuto bisogno di avere un Lewis Hine al mio fianco mentre giravo le società della Silicon Valley nei giorni scorsi. Mi piacerebbe che ci fosse un Hine che gira San Francisco mentre la città si divide tra i giovani nerd del mondo digitale e i vecchi sostenitori della libreria di Ferlinghetti. Ci vuole quel tipo di fotografia sociale. Non so se oggi, non ho una risposta, se oggi nell'era digitale siamo ancora in grado di avere questo sguardo sull'umano. Speriamo di averlo. Grazie. Grazie Bardazzi. Adesso Manuela Fuggenzi. Ha accennato Bardazzi appunto a questa capacità di cogliere e forse il segreto cerchiamo un pochettino di svelarlo, anche se credo che venga dal suo lavoro stesso. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Sono contenta che siete qui. Io questo film l'ho visto tantissime volte, avendone curato l'edizione italiana, e sono sicura che sarà un momento emozionante per tutti, che perlomeno a me si rinnova ogni volta. Dunque, prima in realtà di così porre un po' l'attenzione appunto di nuovo su Hein, anche ringrazio il collega Bardazzi perché veramente ha colto anche un aspetto per me molto importante, che appunto è qual è l'insegnamento di Hein per le nuove generazioni e per il fotogiornalismo per come lo intendiamo oggi. Comunque, prima di tutto devo leggervi il messaggio che ci mandano appunto Nina Rosenblum e Daniel Allenta, che appunto ho tradotto e vorrei leggere integralmente. Quindi
Nina Rosenblum ci scrive: mia madre Naomi Rosenblum invia un saluto caloroso a tutti voi presenti da parte di tutta la nostra famiglia e ringraziamo Manuela Fuggenzi per l'introduzione al film e per riportarvi il nostro messaggio. Dan e io siamo felici per la proiezione a Milano del nostro primo film America e Louis Hain, resa possibile dall'invito di Camillo Fornasieri, direttore del Centro Culturale di Milano, e di Enrica Viganò di Admira, e presentato dalla nostra amica e curatrice Manuela Fuggenzi, che ringraziamo di cuore per aver realizzato l'edizione italiana dei nostri film e le opportunità di visione del nostro lavoro in Italia. Salutiamo inoltre chi ha reso, appunto, chi discuterà con noi la serata, Marco Bardazzi della Stampa, e anche noi siamo qui con voi questa sera. Naturalmente mi unisco pure io a questi saluti e a questi ringraziamenti. Con questo film, che abbiamo realizzato in 4 anni, abbiamo voluto esprimere amore e ammirazione per il grande e generoso lavoro di Louis Hain. Abbiamo compiuto ricerche in molti archivi e guardato oltre 10.000 fotografie per sceglierne le 300 che vedrete nel film. Lo abbiamo potuto produrre grazie al sostegno di diverse fondazioni e organizzazioni e il National Endowment for Humanities. È stato prima trasmesso in tutto il paese dal network della televisione pubblica statunitense PBS e presentato al New York Film Festival, e in seguito ha ottenuto diversi premi, tra cui quello speciale della giuria del Sundance Festival, e ha partecipato a molti altri importanti festival internazionali. Mia madre e mio padre hanno avuto il merito di portare le fotografie di Louis Hain all'attenzione del grande pubblico nel nostro paese nel 1977, in Italia nel 1979 e fino in Cina nel 1980, contribuendo a un crescente apprezzamento verso questo grande artista e documentarista sociale. Mio padre ha conosciuto Hain a 18 anni nella Photo League, era arrivato lì accompagnato dalla critica Elizabeth McCosan e dalla fotografa Berenice Abbott, che volevano aiutarla ad uscire da un periodo di assoluto oblio. La Photo League accolse Hain e organizzò una grande mostra dei propri soci ispirata al suo lavoro, ma troppo tardi, Hain morì prima della sua apertura. Mio padre fu molto influenzato da questo maestro, che indicò la strada e le regole della fotografia documentaria a chi venne dopo. Louis Hain disse: due cose volevo fare. Volevo mostrare cosa doveva essere cambiato e cosa doveva essere apprezzato e riconosciuto. Senza le fotografie di Louis Hain non saremmo stati consapevoli che il periodo successivo alla schiavitù, quello dell'industrializzazione degli Stati Uniti d'America, è stato costruito principalmente con il lavoro minorile. Louis Hain ha avuto una vita molto difficile, ha viaggiato costantemente, fotografando in situazioni dure e pericolose, con l'intenzione di contribuire alla fine di quello che diceva essere la più grande vergogna d'America, il lavoro minorile. Dopo la guerra, Hain usò la fotografia per dare riconoscimento al lavoro di donne e di uomini, in un'epoca in cui i lavoratori non godevano di rispetto. Hain era un grande umanista che ha usato la sua fotocamera per gettare luce in quantità, questo lo sentiremo alla fine del film, nelle ingiustizie sociali, per rivelare quelle malattie sociali che i riformatori progressisti stavano cercando di curare. Hain aveva studiato le arti classiche e costruito le sue straordinarie immagini come un pittore del Rinascimento, mettendo la sua arte al servizio dello spirito umanista. Per tutto questo noi saremo sempre in debito verso di lui. E siamo veramente orgogliosi di presentarvi il suo lavoro in una forma diversa da quella della mostra e anche di presentarvi il mio amato padre attraverso questo film. Ancora grazie per essere qui, rinnoviamo i nostri saluti e un vivo apprezzamento per la mostra in corso e per questa serata con il nostro film. Ecco, siamo con loro e so appunto che Enrica Viganò, c'è molta documentazione questa sera in corso, quindi sono sicura che poi verrà restituito lo spirito di questa serata che loro stanno in qualche modo seguendo. E volevo appunto dire che ci sono in realtà motivi diversi che mi rendono molto, diciamo, caro essere presente qui questa sera, e ci sono appunto motivi diversi. Da un lato appunto sono contenta di questa opportunità di presentarvi la straordinaria, direi, alchimia umana di queste due, questa coppia
talentosa, quindi Nina Rosenblum, che è, diciamo così, la parte visionaria e visiva appunto della Daedalus Production, e Daniel Allentak, che invece appunto rappresenta un po' appunto la parte testuale, di scrittura, di ricerca di tutti i loro film. In secondo luogo appunto proprio Louis Hine, e il riconoscimento che è stato comunque difficile quando era in vita e che ancora oggi, diciamo, è sottoposto a continui studi e ripensamenti e rivisitazioni, perché nonostante le sue immagini siano appunto memoria e patrimonio collettivo sia degli americani ma anche di noi italiani, appunto l'avete visto nella mostra delle fotografie che sono all'interno dei nostri libri di scuola ormai, oppure sempre in mostra sono esposti i francobolli che appunto la United Postal Service americana appunto ha dedicato a Louis Hine, in realtà al Made in America Building a Nation, no? Con questa idea appunto di come riconoscere il valore di quelli che hanno letteralmente costruito la nazione, mettendoci tra gli altri anche Louis Hine e coloro che hanno registrato e documentato questa crescita. E poi appunto, rispondendo un po' anche a questa domanda di Marco Bardazzi, mi sembra molto interessante poter dire che mi sto io dedicando appunto a un libro su Louis Hine, proprio cercando di rileggere e attualizzare il contributo pioneristico di questo autore e collegandolo e rapportandolo a quelle che sono le caratteristiche, le problematiche del fotogiornalismo contemporaneo, appunto, no? Tra il citizen journalism, l'essere testimoni, una fotografia news sempre molto diretta e molto però legata all'evento di emergenza, e quanto invece appunto questa capacità di riflessione debba essere in qualche modo alimentata in questo momento. E quindi diciamo che in questo senso il film di stasera e la mostra in corso sono un'opportunità di riflessione su quello che è l'eredità di queste immagini sul nostro sguardo contemporaneo. E poi appunto terza, diciamo, aspetto che mi interessa appunto come giornalista photo editor è quella appunto di vivere le mutazioni e le emergenze dell'informazione, in particolare quella visiva, e vedo appunto in questo senso il confronto fra la tradizione della fotografia sociale e quella del documentario, che ci viene sollecitata proprio dall'esperienza e dalla produzione di Nina Rosenblum. Infatti esiste sempre più una relazione stretta fra fotografia e documentario, sono due mondi che debbono necessariamente oggi, a mio avviso, scambiare saperi e in qualche modo tradizioni, soprattutto oggi dove vediamo appunto una fotografia sociale e un fotogiornalismo digitali che stanno sempre più diventando degli ibridi multimediali, no? Dove quindi il motion è un aspetto molto importante, anche se poi appunto quindi documentaristi, fotografi condividono anche tutte, diciamo, le difficoltà e anche le problematiche dell'indagine sociale, quindi dall'aspetto etico appunto al linguaggio utilizzato. E io stessa rappresento in qualche modo un esempio in questo, perché mi occupo di fotografie, eppure mi sono trovata curare una rassegna cinematografica, perché la produzione di Nina Rosenblum e Daniel Allentak, di cui appunto questo film fa parte, appunto è stata resa in qualche modo possibile, fruibile in Italia per un fondo ottenuta dall'Università degli Studi di Roma 3 e Officine Fotografiche, che ringrazio perché appunto hanno permesso poi di rendere disponibile questo materiale anche per noi italiani. Arriviamo al film. Il film appunto America and Louis Hine, il titolo è mutuato dal bellissimo libro pubblicato da Aperture nel 1977 a seguito della mostra curata dal padre di Nina, Walter Rosenblum, ripetiamo ancora, all'epoca dell'incontro con Louis Hine era appunto assistente ancora alla Photo League, e diventandone poi appunto direttore verso la fine, e la madre Naomi Rosenblum è appunto un'illustre storica della fotografia.
Il titolo appunto ci dice che è una ricostruzione biografica della vita di Louis Hine, ma è anche e soprattutto il racconto di un'America d'inizio secolo e appunto i costi del capitalismo industriale attraverso il soggetto privilegiato di Hine, che appunto è l'uomo e la dignità del lavoro. Dagli emigranti di Ellis Island, appunto, come sappiamo, allo sfruttamento minorile, alla costruzione del Empire State Building, fino alle campagne della Work Progress Administration negli anni 30. E la cosa appunto che vedrete nel corso del film è che paradossalmente Hine pagherà sulla propria pelle proprio il disagio del lavoro, finendo appunto la sua vita povero e inattivo, nonostante il suo costante impegno propositivo, e totalmente trascurato dalla comunità della fotografia, se non appunto per la cura di alcuni membri della Photo League. Sarà proprio Lizette McLaughlin a poter diciamo dare un po' di soddisfazione a Louis Hine, che nel 1939, quindi un anno prima della morte, avrà una grande retrospettiva al Brooklyn Museum di New York. E il titolo sarà Louis Hine, a documentary pioneer, quindi già nel 39 si riconosce questo aspetto pionieristico del suo lavoro, quindi è come se già si capisse che in qualche modo avrà una rilevanza proprio nella storia della fotografia. In realtà quando muore Louis Hine, il figlio darà il lascito di tutto l'archivio alla Photo League, non sapendo di fatto cosa farci di questo immenso archivio. E Walter Rosenblum riuscirà nel 1955, tramite appunto la presenza di Beaumont Newell alla George Eastman House, a dare questo lascito. Parliamo di 7.000 stampe, 4.000 negativi, 350 documenti fra pubblicazioni, cataloghi, giornali, quindi una parte consistente che farà della George Eastman House la collezione più importante del lavoro di Hine. Dico questo perché in realtà poi il suo lavoro è conservato in tantissimi altri luoghi istituzionali di grande importanza, prima fra tutti la Library of Congress, che raccoglie tutto il materiale prodotto appunto dalla National Child Committee sul lavoro minorile in tanti stati americani. E oggi si tende a pensare in realtà che soprattutto durante la parte finale della sua vita, ma per tutti gli anni 50, Hine sia stato dimenticato anche per responsabilità e strategia di Roy Stryker, che era all'epoca responsabile della documentazione fotografica della Farm Security Administration. Noi conosciamo il lavoro di Walker Evans, di Dorothea Lange, siamo portati a pensare che quella sia, diciamo, in qualche modo la fotografia documentaria per come oggi la intendiamo, nel senso suo più moderno. Però in realtà Newell già negli anni 40 aveva riconosciuto a Louis Hine un po', diciamo, appunto invece un ruolo fondante, ecco. Walter Rosenblum e Naomi Rosenblum hanno lavorato tantissimo perché questo fosse il giusto riconoscimento a quest'autore. E vorrei segnalare che in realtà Louis Hine arriva in Italia proprio per loro merito. Ricordo per la mia generazione, vedo che qualcuno qui c'è, che Venezia 79 è stato un evento molto importante, 25 mostre portate a Venezia con la collaborazione dell'International Center of Photography da una serie di curatori italiani, tra cui Daniela Palazzoli, Italo Zannier, Carlo Bertelli. E tra le tante mostre c'è una mostra di Louis Hine, che sarà poi quella che aprirà il catalogo, perché nel catalogo, diciamo, queste mostre sono messe in ordine cronologico, e l'introduzione a firma di Naomi. Quindi diciamo che Hine torna anche con questa manifestazione appunto di Admire del Centro Culturale di Milano di nuovo a casa, a mio avviso. E oltre a Naomi riceveranno nel 1998 dall'International Center of Photography di New York il premio Lifetime Achievement per il costante impegno ed esempio nel sostenere e divulgare la loro visione della fotografia, contribuendo in modo determinante al riconoscimento di cui oggi gode. È un riconoscimento importante. Dico tutto questo per arrivare a Nina Rosenblum, cioè io l'ho conosciuta
guardando un documentario appunto dedicato a suo padre e scoprendo che è considerata negli Stati Uniti tra gli più impegnati autori indipendenti del documentario d'inchiesta, è dotata di una, diciamo, di una qualità etica fuori dal comune e una capacità di lettura storica e del contemporaneo assolutamente non convenzionale. E dopo aver visto il film dedicato a suo padre ho capito da dove provenisse anche questa forte rigore morale e rispetto profondo per i soggetti più deboli che attraversa un po' tutta la sua produzione. E, appunto, non è un caso che la sua vita è costellata professionale di tanti premi, tra cui una nomination all'Oscar nel 1992 per un film Liberators sulla presenza dei contingenti afroamericani durante nell'esercito americano nella Seconda Guerra Mondiale. E appunto è all'interno di, naturalmente, membro di tante associazioni di settore, ma soprattutto è membro della giuria degli Academy Awards, quindi, diciamo, ha una consapevolezza di cos'è il mondo del cinema. Daniel Allentak, il suo partner nella vita e nel lavoro, fonda con lei nel 1980 la Daedalus Production per mantenere e gestire un'indipendenza pur lavorando soprattutto per le reti televisive. E Dan viene da una famiglia di cinema e di spettacolo, suo papà è un produttore di Broadway, il suo patrigno con cui cresce un grande sceneggiatore, sua mamma una grande artista, un'attrice. E insieme producono da allora documentari che hanno, non solo sono diventati un prezioso riferimento proprio di questa cultura liberal americana, di cinema impegnato, ma soprattutto usano, diciamo, declinano la testimonianza umana in contesti sociali appunto non indagati dai media tradizionali, che vanno appunto dalla difesa dei valori umanitari e civili, e parlo di sistema penitenziario americano per esempio, fino al vissuto degli afroamericani fino, diciamo, alla riflessione sulla storia passata ma anche sull'immediato presente. Hanno dedicato più di qualche documentario al tema del terrorismo in America. E la loro idea è quella che un documentario serva a creare un pubblico che ha il diritto di sapere, e la fotografia gioca un ruolo di primissimo piano, non solo come supporto, diciamo, documentario, ma soprattutto viene a sua volta indagato proprio come diciamo mezzo testimonianza di costruzione dell'identità civile americana. Quindi in questo senso, a differenza nostra, diciamo che la tradizione fotografica americana si innesta proprio e segue quello che è il processo di costruzione del paese. Lo si vede anche nel loro ultimo film, che è stato prodotto l'anno scorso, Ordinary Miracles, The Photo League New York, che invece appunto affronta la storia della Photo League, altro tema caro alla famiglia Rosenblum, ed è anche l'occasione per descrivere uno dei momenti più bui della storia della democrazia americana, appunto quella del McCarthyismo. E invece America e Louis Hine, e in questo film c'è Louis Hine, naturalmente, parlando della Photo League, quindi è una sorta di mentore Louis Hine che accompagna un po' la produzione di questa coppia. E America e Louis Hine è il loro primo film, è un film che oggi ha 30 anni e vi sfido questa sera a sentirne, diciamo, l'età, perché è veramente ancora oggi molto fresco. La qualità di questo film è raggiunta anche dalla capacità di saper fare squadra, no? È come se, questo è anche un altro aspetto a mio avviso tipicamente americano, no? Questo fatto in fondo di contare anche molto nel senso del gruppo, di mantenere una qualità alta perché lavori anche, cerchi di lavorare con persone che stiano al tuo livello se non addirittura superiore. In realtà Nina e Dan fanno un cinema documentario che vive proprio di questa rete di rapporti che sono appunto un po' dovuti alle famiglie di origine e poi soprattutto dal fatto di voler condividere una passione di qualità e di spirito, quasi uno sguardo politico cinematografico. I contributi che leggiamo nei titoli di coda ci possono dare un po' anche questo segno, cioè la sceneggiatura bellissima di Daniel Allentak, che è comunque supportata da John Crowley, che è un scrittore specializzato in testi per documentari. Dan Allentak è uno straordinario esperto di musica
e nonostante questo ha affidato la finissima colonna sonora che sentiremo a uno dei più accreditati sound editor del cinema hollywoodiano, che è Maurice Schell. Potrei dirvi tantissimi film, ne dico uno per tutti, Apocalypse Now, forse vi ricorderete la colonna sonora, e da allora ha sempre curato tutti i loro film. Le voci di questa sera sono straordinarie, sono Jason Robards, che ha 2 premi Oscar, uno per Tutti gli uomini del presidente, l'altro per Giulia, e che è noto in Italia per il ruolo di Cheyenne in C'era una volta l'West di Sergio Leone. E Maureen Stapleton è la mamma di, oltretutto di Dan Allentak, miglior attrice non protagonista in Reds di Warren Beatty nel 1981. Nota come la Anna Magnani d'America per il successo ottenuto a Broadway nello stesso ruolo della Magnani, parliamo della rosa tatuata di Tennessee Williams, e la Magnani prese l'Oscar. Comunque, e poi infine le ricerche documentarie, che le testimonianze scritte di Hahn, le sue fotografie, ma anche il tanto repertorio che vedremo di filmati d'epoca, è stato appunto raccolto da Dan Allentak assieme a Naomi Rosenblum. E tra gli advisor del film c'è Alan Trachtenberg, che per chi si occupa di fotografia è ritenuto uno dei più interessanti critici della fotografia americana, e che era già presente nel libro del 77, appunto. Vi riporto una considerazione che lui fa e che secondo me ancora oggi, 30 anni dopo, continua a ripetere nei suoi testi, perché ha un fondo di verità, cioè ci dice appunto che Hahn ha ormai un posto di assoluta rilevanza nella storia della fotografia. Qualunque manuale voi apriate, cioè sicuramente citato e documentato Hahn. Però il problema è che stranamente il suo lavoro non è stato ancora completamente capito, viene come sempre un po' travisato, cioè la sua viene ritenuta una fotografia straight, semplice, oppure artistica, ecco, e anche un po' ingenua, se vogliamo. Invece Trachtenberg traccia questo aspetto fondamentale, che è quello dell'intenzione, cioè Hahn fa una fotografia a togliere per riuscire ad arrivare a quella che è il suo fine ben preciso, no? Il fine di mostrare un mondo e un'umanità che doveva essere sostenuta da adeguate riforme sociali. Cioè le fotografie sono l'espressione visiva di quella che è la sua, diciamo, impostazione, che viene direttamente dall'etica sociale della tradizione del pragmatismo americano. Quindi diciamo, Hahn è un straordinario artista, ma è soprattutto anche un grande e fine pensatore, e stasera lo sentiremo nelle tante citazioni di cui è costellato questo film. È vero, lui è stato un insegnante all'Ethical Culture School di New York, ma soprattutto è stato influenzato da John Dewey della scuola di Chicago, e quindi questo in qualche modo l'ha riportato sempre per tutta la sua vita. Chiudo dicendo appunto che Nina Rosenblum quindi per il suo debutto sceglie un soggetto molto caro alla sua famiglia e alla sua formazione, e omaggiando Louise Hahn, come lei ha fatto oltretutto nel messaggio che vi ho letto, ripropone, diciamo, quelli che sono valori che provengono dal movimento progressista americano dell'inizio del Novecento, che si riflettono nella sua vita e nella sua professione ancora oggi, come d'altra parte è accaduto anche a suo padre. Un'altra influenza altrettanto determinante per Nina proviene da un altro grande artista che ha gravitato nella famiglia Rosenblum, che è Paul Strand, che appunto Enrica Viganò conosce bene, avendo curato appunto una mostra che mette in relazione il lavoro di Walter Rosenblum con appunto quello di Paul Strand. Paul Strand, riconosciuto nella ristretta rosa dei grandi maestri della fotografia mondiale, è stato anche un grande sperimentatore del cinema documentario americano negli anni 20. Era dotato di una forte visione politica che lo porterà ad abbandonare gli Stati Uniti negli anni 50 durante il maccartismo, stabilendosi appunto in Europa. Quindi ciò che accomuna questi grandi autori che sono idealmente qui con noi questa sera, quindi Hahn, Louise Hahn, ma anche Paul Strand, Walter Rosenblum, Nina Rosenblum e Daniel Allentak, è questa volontà di coniugare, diciamo, una qualità estetica, una proprietà di linguaggio, in realtà con una sensibilità
politica squisitamente americana per volta a difendere, a cercare, a comunicare la richiesta di una società giusta che si fondi su valori universali come la dignità, il rispetto, l'uguaglianza. E quindi su questo vi lascio la visione del film.